No, beh, io credo che come ruolo abbia preso niente, insomma, Alessandro ha deciso di fare un altro ruolo totalmente diverso da quello che facevo io, però credo che abbia delle buone qualità anche lui, insomma, per poter essere un professionista di un certo valore. Nessuno meglio dell'allenatore possa prendere queste decisioni, d'accordo naturalmente col giocatore. A me da ragazzino hanno insegnato una cosa, che l'importante era giocare, non era determinante il ruolo. Cioè, cosa voglio dire? Quando uno sa giocare a calcio può fare anche due ruoli diversi. Io credo che il termometro della situazione in mano ce l'abbia assolutamente l'allenatore, quindi deciderà nel migliore, e la società, quindi decideranno nel migliore dei modi. Alessandro certamente per sua cultura è a disposizione per giocare in qualsiasi ruolo, questo assolutamente. Ti dico una cosa che insomma non sanno in tanti, perché poi da ragazzino, da bimbo, come dite voi, lo seguivamo io e la mamma. Appunto, Quindi diciamo che lui ha fatto molto spesso da ragazzino fino ai 8-9 anni il difensore centrale, poi si è spostato al centrocampo. Per l'amor di Dio, si parla di un calcio che non c'entra niente con quello che fa adesso. Però cosa voglio dire? Che insomma le attitudini, se uno può farlo o no, lo vedi già da ragazzino, insomma. Poi io credo che Alessandro abbia una qualità, quella di essere molto duttile e bravo sotto l'aspetto tattico, insomma, cioè di capire le situazioni e in qualsiasi ruolo gioco. Perciò credo che i presupposti ci siano per poter fare tutto. Poi ripeto, non sta a me dire dove, come e quando deve giocare Alessandro, si vedrà, insomma, l'importante è che giochi. È la prima volta che per 2 anni consecutivi resta la mia maglia, assolutamente. Ieri sera ero in tribuna a vedere la ah presentazione. sì? Ah, Sì, ero in tribuna, questo lo sappiamo ora in diretta, questo ero non lo in tribuna con mia sapevamo. moglie perché mio figlio me ne aveva tanto parlato, sono riuscito ad andare e l'ho fatto volentieri. Io credo, a prescindere, adesso non parlo di mio figlio, parlo in generale, io credo che un calciatore in generale che ha la fortuna di assistere a uno spettacolo del genere debba assolutamente in qualche modo tenersi stretto questa possibilità. Cosa voglio dire? La possibilità di giocare a Pisa non 1 anno o 2, ma 10 anni. Io credo che uno che ha questa fortuna possa fare il mestiere del calciatore nel migliore dei modi, cioè è una piazza che ti dà quelle motivazioni, quella spinta, quella pelle d'oca che insomma in poche pazze poi trovi. Perciò ripeto, io spero che Alessandro a Pisa ci stia altri 10 anni. Io ho avuto la fortuna di fare il calciatore per tanti anni, ho avuto la fortuna di giocare in piazze importanti, ne cito una per tutte sotto l'aspetto del tifo come Verona. Oggi il calciatore che ha la fortuna di stare in certi ambienti, di avere una società importante e solida come il Pisa in questo momento e di avere una piazza e un tifo del genere, deve assolutamente non dare il 100%, il 300% per tenersi stretto quello che ha. Io la penso così. Di calcio io e mio figlio parliamo poco. Nel senso che non è l'argomento principale, assolutamente, anche perché insomma è giusto che lo viva lui. Come lo vuole dire? Lui sa come la penso su determinate cose. Io credo che la cosa importante l'ho detta prima, e credo che lui sia d'accordo con me, insomma, assolutamente.